passato un anno dall'entrata in vigore della legge 38 sul dolore, ma come è stata applicata la legge nelle varie regioni? Ce lo facciamo raccontare dalla dottoressa Marzi, coordinatrice della Commissione della terapia del dolore della Regione Piemonte. Dottoressa Marzi, cos'è stato fatto in Piemonte per l'applicazione della legge 38? Il Piemonte è stata la prima regione italiana a recepire la legge nell'ottobre del 2010 e a nominare due distinte commissioni, una per la terapia del dolore e una per le cure palliative. La commissione della terapia del dolore si è insediata nel mese di aprile, ha immediatamente dato via un censimento regionale alla fine di individuare la forza lavoro presente attualmente sul territorio e successivamente a un monitoraggio, sempre attraverso l'invio di un file Excel a tutti gli ospedali, del consumo di oppioidi che ci serve per evidenziare eventuali criticità prescrittive ed intervenire con i progetti formativi. Nel contempo abbiamo iniziato il percorso formativo sulla specialistica, quindi colleghi afferenti a ortopedia, fisiatria, neurologia, e stiamo valutando le opportune modalità di integrazione del precedente modello formativo per i medici di medicina generale con formule più veloci, tipo corsi in videoconferenza. Dottoressa, lei ha parlato di un censimento. Ecco, quali sono i risultati che avete ottenuto? I risultati sono, direi, veramente interessanti. Anzitutto c'è stato il 100% delle risposte, quindi tutti gli ospedali del Piemonte ci hanno fornito il loro dettaglio e quindi abbiamo potuto identificare quali sono le strutture complesse di anestesia, rianimazione e terapia antalgica, quali le strutture semplici a valenza dipartimentale, quindi già autonoma, quali le strutture semplici intradivisionali nei servizi di anestesia. Questo è un punto di partenza importante perché nell'ambito del sistema di riordino previsto dalla Giunta regionale noi dovremo plasmare la rete delle strutture di terapia del dolore tenendo conto della vastità e di quanto è variabile il territorio regionale, quindi non solo le aree metropolitane ma anche i territori più disagiati. Dottoressa, per finire, cosa resta ancora da fare? La strada è ancora lunga. Come le ho detto, tutti i progetti formativi in itinere, soprattutto progetti omogenei, perché di fatto il messaggio scientifico che deve essere inviato deve essere un messaggio diretto a tutti in egual misura ma con le stesse caratteristiche. Quindi la commissione, la parte della commissione che specificamente si occupa di formazione, ha ritenuto che almeno una volta l'anno la commissione debba creare un evento formativo che aggiorni sui percorsi legislativi che ci vengono comunicati dal Ministero, ma anche che i progetti formativi debbano essere resi omogenei su tutti gli ospedali del Piemonte.